notizia, il programma, come il TG, sta qui con chi Antonio Ricci. Sto parlando di Edoardo Stoppa, il fedele amico degli animali per eccellenza. Sarebbe stato aggredito sia lui che lo sottogruppo della giornata di ieri, 5 novembre 2016, sabato, in una località che sarebbe nella fattispecie San Paolo, nella zona di Via Fernanda, detta del Sopportico, a Sant'Agata dei Goti. L'uomo, appunto, stava svolgendo un servizio insieme alla sua troupe su presunti maltrattamenti a danni di cani in una struttura privata appartenente ad una famiglia non santagatese. Il canile, infatti, ospiterebbe un allevamento di centinaia di cani, nella fattispecie concreta di razza barboncina, messe all'interno di gabbiette piuttosto larghe, basse di legno o di vimini. Ovviamente la denuncia sarebbe arrivata tempestiva e sarebbe stata fatta, poi sarebbe arrivata ovviamente agli organi di polizia e quindi alle autorità competenti. Che dire, sono vicino a Edoardo Stoppa, il fedele amico degli animali, caro Edoardo, nel caso tu mi stessi guardando in questo video, ti dico che da parte mia c'è la vicinanza più totale, perché sei un ragazzo veramente buono, sei un ragazzo che ama, e quando dico ama, intendo ama in senso stretto gli animali, forse più di te stesso, e ti seguo sempre, ti reputo veramente una persona brava, in gamba, ma soprattutto un uomo che, ripeto, ama il suo lavoro e che adora fare del bene agli animali. Aggiungo ai nostri amici animali, che vi ricordo sono, per così dire, esseri viventi che devono avere il rispetto come noi rispettiamo noi esseri umani, che appunto esigono rispettare gli animali senza fare loro del male. Grazie per il gentile ascolto, grazie per la gentile visione del presente video. Iscrivetevi, commentate e un caro saluto a voi tutti e buona giornata.